Le vette dell'Appennino tra Firenze e Bologna tagliano perfettamente in due la nostra Italia, zigzagando in maniera equidistante tra i nostri due mari. E girandosi da una parte piuttosto che dall'altra, potremo ammirare la sconfinata pianura padana oppure le dolci colline toscane. Sentiremo da una parte l'odore di lambrusco, di tortellini in brodo e di ragù, mentre dall'altra quello di bistecca, di cacciucco e di chianti. E sentire allo stesso tempo la risacca del Tirreno come quella dell'Adriatico. E rotolare giù per un versante piuttosto che per l'altro ci porterà comunque alla scoperta di luoghi davvero molto interessanti. Oggi ci stiamo muovendo verso Firenze e vi farò conoscere il paese di Calenzano, precisamente il produttore Fratelli Chiaverini e Co. Il paese di Calenzano ha una storia davvero molto antica. Nei secoli si è innestata un'urbanizzazione sfrenata e particolarmente dinamica, che ha dato vita ad un paesaggio densamente urbanizzato ai piedi del borgo antico, da una parte, e dall'altra pieno di rilievi boscosi e uliveti. Questa zona coincide con i monti Calvana e Morello. La prima popolazione ad abitare queste zone fu quella dei Liguri e stiamo parlando del 2000 a.C. I Liguri vennero poi soppiantati dagli Etruschi, di cui oggi troviamo diverse testimonianze archeologiche. Tra queste, la più importante è il cippo di Settimello, un cippo in pietra che veniva messo sopra i tumuli funerari, oggi custodito all'interno di Villa Corsini di Castello. La popolazione più importante per questa zona fu però quella dei Romani, che si occuparono di bonificare le paludi della zona e di rendere Calenzano un posto strategicamente importante. Inoltre da Calenzano partiva l'acquedotto che portava l'acqua a Firenze. 1928 nasce la Chiaverini in un piccolo laboratorio vicino al mercato centrale. Dopodiché piano piano si ingrandisce, e entrano nuovi personaggi della famiglia Chiaverini e viene comprato dopo, prima della guerra, le capannoni vicino a Via Locatelli, Piazza Tanucci. E da lì la Chiaverini piano piano prende sempre più campo. Prima veniva portata nei negozi, quando c'erano veramente negozi e non c'era la grande distribuzione, con il triciclo, le biciclette o le cestine venivano riforniti gli alimentaristi. E poi piano piano, ripeto, è sempre stata più apprezzata e quindi ci siamo sempre ingranditi e poi è subentrata la confezione in vetro e siamo arrivati ad oggi che si fa più di 1 milione di pezzi di confettura e marmellata. La marmellata, cioè è la frutta che si usa solo con quella degli agrumi, quindi arance, limoni, il resto è tutta confettura. La nostra produzione si concentra per l'80% sulla confettura. Il Medioevo portò a Calenzano quello che è tutt'oggi il suo punto di riferimento, ovvero il suo castello, fatto costruire nell'anno 1100 dai Conti Guidi. Il castello e tutto l'insediamento raggiunsero il loro maggior splendore fra la fine del 300 e l'inizio del 400. Ma da quel punto in poi, avendo la Repubblica Fiorentina consolidato i suoi confini, persero la loro importanza d'avamposto, mutando in un insediamento a carattere agricolo. Ciò portò nell'era moderna alla costruzione di molte ville signorili che abbelliscono il territorio. Le grandi famiglie signorili, infatti, abbandonarono i castelli per case signorili al centro di vasti poderi. Molte di queste ville hanno tutt'oggi la funzione di aziende agricole. Tra l'altro producono un ottimo olio extravergine d'oliva, che è il vanto dell'enogastronomia locale.
Di queste ville ce ne sono molte in questa zona. Ricordiamo Villa Peragallo, che si trova nella parte più alta di Calenzano, Villa Ginori, presso località Collina, e infine la dimora degli Strozzi, che è un'antica dimora rinascimentale. Calenzano nasconde sicuramente tantissimi tesori. Primo fra questi, Calenzano Alta, con il bellissimo castello medievale e le sue mura perfettamente conservate. Qui troviamo due chiese, la prima romanica, San Nicolò, e l'altra San Donato. Pensate che la seconda è stata frequentata addirittura da Giovanni dei Medici, figlio di Lorenzo, prima di diventare Leone X. Sono 16 gusti, more di rovo selvatico, fiche e mandorle, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, arance, pere, mele, fragole, mirtilli, marroni, lamponi, frutti di bosco e visciole. Allora, i nostri fornitori sono quelli storici della vecchia Chiaverini. Logicamente cerchiamo sempre di avere la qualità massima e quando è reperibile quasi tutta in Toscana e in Italia soprattutto. Le more no, le more bisogna andare un po' anche all'estero perché è il nostro cavallo di punta e in Italia non ci sono a sufficienza. Comunque sempre more di rovo selvati, certificate. La marmellata è un prodotto il cui sapore, un po' per tutti noi, porta con sé un dolce ricordo. E tutte le volte che ne mangiamo un po' ci riporta alla memoria quelle colazioni e quelle merende che facevamo da bambini. Insomma, quante volte abbiamo mangiato una buona fetta di pane con del burro e della marmellata? È un tuffo nel passato, nella nostra infanzia. Utilizziamo spesso il termine marmellata e confettura come sinonimi, ma in realtà non sono la stessa cosa. Infatti, il termine marmellata deriva pare dal portoghese, prima ancora dal latino e prima ancora dal greco. E veniva utilizzato per dar nome a quelle preparazioni che venivano fatte un tempo con le mele cotogne. Ma se questa è l'ipotesi più accreditata, ce n'è un'altra, che potrebbe essere una leggenda, che è anche più affascinante. Essa fa infatti risalire il nome a Maria dei Medici, che dopo il trasferimento in Francia con il marito Enrico IV, ebbe una forte carenza di vitamina C. Il medico di corte, allora, mandò a prendere dall'Italia i migliori agrumi di Sicilia, ma per poterli conservare meglio durante il viaggio, li fece cuocere e preparare con lo zucchero. Sui contenitori fu apposta la scritta Pour Marie Malade, cioè per Maria Malata, che alla lunga diventò Por Marimalde e infine Marmellade. La differenza però, oltre che nei termini, è nella sostanza. Il termine marmellata, infatti, dovrebbe essere utilizzato soltanto per le preparazioni fatte di acqua, zucchero e frutta, ma esclusivamente agrumi. Quindi, in teoria, si potrebbe chiamare marmellata solo quella realizzata con mandarini, arance, limoni e bergamotto. Il termine confettura, invece, potrebbe applicarsi alle preparazioni fatte con tutti gli altri tipi di frutta. In ogni caso, sia la marmellata che la confettura sono due preparazioni molto antiche, anche se in origine erano ottenute mescolando alla frutta del miele, l'unico dolcificante conosciuto, visto che lo zucchero non era ancora stato scoperto. Già nel V secolo prima di Cristo, comunque, i greci facevano conserve, cuocendo le mele cotogne molto lentamente per farne addensare gli zuccheri. Oggi abbiamo visto come marmellate e confetture possono apportare al nostro organismo una grande quantità di energia e soprattutto ci consentono di mangiare ogni tipo di frutta in ogni momento dell'anno. La marmellata ha generalmente un'alta concentrazione di zuccheri e carboidrati semplici, ma ricordiamoci che è altamente digeribile e priva di grassi. Inoltre la marmellata è un prodotto che può essere mangiato praticamente in ogni momento del giorno. Generalmente se ne consuma di più a colazione o a merenda. Insomma, dà il giusto apporto calorico per affrontare con sprint la giornata. Inoltre può essere utilizzata come guarnizione per i dolci o addirittura per le cucine più particolari, affiancata addirittura a della carne.
Ciao e ben ritrovato! Ciao Leonora! Senti un po', ma dove possiamo trovare i vostri prodotti? I nostri prodotti si possono trovare in tutta la grande distribuzione, in Toscana e anche un po' fuori, e nei negozi specializzati. Sono curiosa di sapere quali sono le marmellate che vengono più vendute in assoluto. Allora, in primis, confettura di more selvatiche, fiche e mandorle, marmellata di arance, non più confettura, ma dagli agrumi si dice marmellata, prodotta con gli agrumi, e poi di seguito ciliegie, albicocche, pesche. E dimmi un po', ma qual è la tua confettura preferita? Fiche e mandorle, confettura di fiche e mandorle, confettura di more e ora anche molto mi piace la marmellata di arance con scorze. Grazie mille per queste informazioni. Ciao Leonora, ciao. E adesso eccoci qua, tocca a me. Ieri sera per l'appunto ho preparato un'ottima panna cotta che andrò a guarnire con dell'ottima, ovviamente, marmellata. Ecco qua la mia panna cotta appena tolta dal frigorifero, che io adesso vado a guarnire con della buonissima marmellata di fichi e mandorle. Eccola qua, prendo il cucchiaio. Mamma mia, vi farei sentire che profumo buonissimo che fa. Ah, perfetto. Wow! Per finire questa delizia ho pensato di aggiungere un crumble di biscotti che ho tritato con le mie mani. E adesso vado a mettere sulla mia panna cotta e marmellata di fichi e mandorle. Eccola qua. Ah, non vedo l'ora di assaggiarla. Oggi abbiamo conosciuto il paese di Calenzano, un luogo dove si intrecciano antiche tradizioni a una modernità scalpitante. Eravamo all'ombra del Monte Calvana e Monte Morello, dove abbiamo potuto vedere siti antichi medievali e visitare antiche ville rinascimentali che tutt'oggi si occupano della produzione di prodotti tipici della cucina toscana. E qui, dove si intrecciano antiche tradizioni e contemporaneità, abbiamo incontrato l'azienda Fratelli Chiaverini & Co., un'azienda a conduzione familiare che ormai da anni si occupa della produzione di marmellate e confetture. Per oggi il nostro viaggio finisce qui, ma non preoccupatevi, torneremo presto tra Firenze e Bologna per conoscere nuovi personaggi, nuove aziende e soprattutto nuovi prodotti da assaggiare. Alla prossima puntata!